Parlare oggi del chirurgo toracico nel rapporto con il cambio chirurghi, perché in Italia queste discipline sono separate. Perché se non fosse così, cioè, vedete, questo è il cartello all'ingresso del nostro nuovo reparto bellissimo che sta per essere inaugurato e che noi non vediamo l'ora di occupare, ma in giro per il mondo c'è questa situazione, nel senso che in Italia cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia vascolare sono discipline separate. Ognuno ha un po' un suo settore e lavora in quello, e quindi ci si deve interpolare tra specialisti. In giro per il mondo non è esattamente così. In giro per il mondo vedete che c'è una commistione, cioè c'è la chirurgia cardiotoracica, ok? Cioè gli specialisti non sono totalmente settorializzati e c'è una sovrapposizione maggiore di competenze. Questo può avere aspetti positivi e negativi, sarebbe un interessante argomento di simposio anche questo, però la realtà è che all'estero è più facile trovare centri di chirurgia cardiotoracica che strutture così settorializzate. Quando i miei giovani specializzati mi hanno fatto vedere queste foto che compongono il collage, a me mi si è accesa una lampadina su questa foto qua. Praticamente ho visto i mattoncini esterni, gli infissi in metallo verniciato bianco, mi dico, ma ho la sensazione di averla già vista questa cosa. Praticamente questi siamo noi e questo è l'ospedale di Kathmandu. Ora, con tutto il rispetto per il Nepal, credo che, dato che oggi questo convegno dimostra che il contenuto del nostro ospedale è assolutamente di alto livello, forse è ora di mettere a posto anche il contenitore, quindi io farò avere questa diapositiva al dottor Chiarelli, dicendo di andare in regione, perché forse è ora che ci dia un ospedale all'altezza dei professionisti che lo abitano. Ok, allora, quando mi è stata chiesta di sviluppare questa relazione, chiaramente ho pensato ai casi che avevamo condiviso e questo è un dato tecnico, però dato che, ripeto, oggi è una giornata di festa, di celebrazione, allora sono stato intrigato dal inserire anche i dati relazionali, perché secondo me i risultati tecnici non possono essere mai scissi, anzi non devono essere mai scissi dal dato umano che è alla base di questo. E quindi oggi quello che vi racconterò un po' è una storia di uomini e donne e chirurgia, non solamente dati clinici nudi e crudi. Gli inizi, parlo per la mia unità, non sono stati facili. Diciamo che non era esattamente così qualche anno fa, quando io ho preso il timone della struttura che dirigo, però probabilmente era un po' così, cioè molti nell'ospedale pensavano che noi fossimo un po' come la prima ondata dei Marines allo sbarco in Normandia, nel senso che il 90% era previsto che non sopravvivesse, di soldati e non di pazienti. Però grazie alla nostra, come dire, tenacia, al fatto che abbiamo sempre intignato a lavorare duro, le cose sono andate bene e quindi ci siamo trovati a vedere la nostra casistica aumentava, avevamo casi diversi e abbiamo cominciato a interagire con il dottor Borghetti, perché nel frattempo c'era stato l'avvicendamento tra il dottor Pardini e Valentino Borghetti. Ora, devo dire che nei primi approcci con Valentino, effettivamente lui aveva un po' così, era un po' circondato da dall'allume di essere di un carattere non particolarmente facile, e a parte che questa cosa io non l'avevo mai constatata, anzi io devo dire che lui era l'unico che, quando, dato che noi diciamo condividiamo un po' la colonna che è stata affidata alla chirurgia toracica, le strutture, cioè le attrezzature non sono mai di qualcuno, sono sempre dell'azienda, noi le utilizziamo, insomma questa è la colonna che usiamo noi, e lui di fatto le prime volte me l'aveva chiesta molto cortesemente, io l'avevo chiaramente messa a disposizione, era l'unico, perché non era l'unico che la utilizzava, che me la ridava con le regolazioni settate come erano prima, con i cavi al loro posto, non, senza pezzi che mancavano, come invece succede quando la pigliano altri. Io tutto sommato non avevo questo tipo di perplessità, e in effetti poi, conoscendolo dopo poco, e chiaramente era chiaro questo, da dove venisse questa sua, diciamo, un po' nomea che aveva, perché lui è sicuramente una persona dalla, così, onestà intellettuale adamantina, ed è dotato di un'intelligenza nettamente superiore alla media, e quindi queste personalità spesso
nutrono una insofferenza quasi esplosiva verso le mediocrità, e questo evidentemente gli capita qualche volta, e quindi probabilmente ha fatto, come dire, lo ha fatto un po' circolare quest'aura, ma in effetti è una persona squisita con cui avere a che fare, e io davvero mi onoro di essere, come dire, il suo vicino di sala operatori. Diciamo seriamente, questo è serio, ma diciamo in quelli erano gli anni in cui noi stavamo mettendo a punto, sia noi che loro, le tecniche di chirurgia minimo-invasiva avanzata. Ora, le tecniche di chirurgia minimo-invasiva avanzata, questa è una preparazione della vena polmonare superiore nostra in una VATS lobectomy, perché noi adesso facciamo circa l'85% delle nostre procedure sono in chirurgia minimo-invasiva pura, e logicamente sono procedure a contenuto tecnico elevato, complesse tecnicamente, quindi ha bisogno di una curva di crescita importante e di un improvement tecnico anche importante, e tutti e due eravamo impegnati nelle rispettive discipline in questo tipo di evoluzione, e quindi questo ci ha portato a condividere anche un po' di attrezzature e a condividere alcuni pazienti. E adesso qui nella parte logicamente più clinica, che chiaramente non volevo che mancasse. Il paziente zero, scusatemi se lo chiamo così, ma non siamo riusciti a recuperare proprio tutti i dati, ma insomma è stato il primo paziente in cui noi ci siamo trovati a collaborare. Io insomma sono stato chiamato lui perché avevo un paziente che aveva un emotorace cronico post pericardiotomia, lo abbiamo affrontato insieme e abbiamo risolto, diciamo, facilmente con una esplorazione VTS con un completamento toracotomico, ma insomma quelle sono state le prime volte in cui effettivamente sì, loro hanno un po' visto cosa, come noi approcciamo l'approccio toracoscopico alle patologie che affrontiamo. Poi siamo stati noi a chiedergli di darci una mano, perché avevamo un caso che aveva subito un triple bypass aorto coronarico, noi dovevamo sottoporlo a una lobectomia superiore sinistra, in quel caso open, era un caso in cui ci aspettavamo parecchie aderenze perché era possibile che fosse così. In effetti lui si è prestato e ci ha dato una mano e abbiamo preparato insieme, lui ha staccato il bypass logicamente, e noi poi abbiamo portato a termine la lobectomia superiore sinistra senza problemi, insomma. Questo è il quadro, diciamo, il quadro preoperatorio, questo è il quadro postoperatorio con una perfetta espansione del polmone, del lobo residuo, perché questo è lobectomia. Poi ci siamo saliti noi in terapia intensiva post-operatoria in un altro caso, una signora di 79 anni sottoposta a sostituzione di valvola mitrale su endocardite batterica per ragioni non chiare, per come succede a volte, ma il pneumotorace è una patologia che non sempre è spiegabile perfettamente nella sua fisiopatologia. La signora aveva sviluppato un importante pneumotorace destro e un importantissimo enfisema sottocutaneo che la faceva assomigliare poverina a un palloncino. Ma diciamo, noi siamo entrati, come dire, in gioco e siamo riusciti con una serie di posizionamenti e riposizionamenti di tubi toracici e con una accurata gestione delle pressioni, perché poi questo è un po' chiaramente un aspetto su cui noi abbiamo sviluppato una certa sensibilità in questi anni. La signora quindi è stata riportata col drenaggio in connessioni normali e dopo questo è, come dire, il quadro finale in cui la vedete sgonfia e con tutti e due i suoi polmoni funzionanti, quindi questa è stata una, diciamo, un successo. Poi ci è capitato un altro caso, questi sono tutti esempi di collaborazione tra chirurghi toracici e cardiochirurghi. Questa è una ragazza di 19 anni, quindi molto giovane, si presenta con una massa mediastinica molto importante e con un versamento pericardico che le crea un tamponamento cardiaco. A questo punto viene deciso l'approccio simultaneo nostro, i colleghi cardiochirurghi eseguono una finestra pericardica con un approccio subxifoideo e prendono anche delle biopsie, ma noi poi subentriamo e attraverso una mediastinotomia anteriore sinistra secondo Chamberlain, quindi con un approccio parasternale sinistro longitudinale, andiamo direttamente sulla massa, eseguiamo una serie di biopsie e la diagnosi viene conseguita con risposta di linfoma non Hodgkin anche abbastanza aggressivo. Questo è il controllo, diciamo, dopo il nostro doppio intervento simultaneo a scopo diagnostico e anche terapeutico.
Questo è un caso molto interessante, perché questo circa 2 mesi fa mi vengo ricercato dal dottor Conti, il primario della neurochirurgia, che mi dice: sai Mark, ho bisogno che mi esponiate la prima vertebra dorsale. Io deglutisco, perché la prima vertebra dorsale è una delle strutture più inaccessibili dell'organismo, perché avete presente dove è. Allora vado a vedere che cosa c'è in letteratura, ed in effetti la cosa migliore da fare, e logicamente non l'avevamo mai fatta prima, è un approccio combinato cervico-ministernotomico. E allora chiaramente coinvolgo, diciamo, divido la patata bollente, decido di dividere la patata bollente con Valentino, che ovviamente si dimostra immediatamente disponibile, e quindi è un uomo di 63 anni, i neurochirurghi avevano già fatto un approccio posteriore alla stabilizzazione, questa è una prima vertebra dorsale che effettivamente era erosa da una patologia non chiara, non riusciti a utilizzare, quindi avevano necessità di stabilizzare l'altro perché non c'era più il corpo vertebrale praticamente. E allora affrontiamo il caso con il malato in posizione supina, logicamente viene eseguita una cervico-ministernotomia J con la branca corta della J sul secondo spazio intercostale, si esegue una dissezione estesa delle fasce del collo, si prepara l'asse vascolare, che è questo qua, vedete caricato su tourniquet, questo è l'asse carotideo, che è l'arteria anonima, questo è l'asse viscerale, questa è la vertebra, e qui abbiamo uno dei piedini del cage, cioè della protesi.